Il potere interiore. Qualunque cosa desideriamo realizzare possiamo ottenerla attingendo all'infinità di pensieri, idee, piani, metodi, saggezza, potere e ispirazione. Questo significa poter raggiungere il massimo obiettivo che la mente può avere. È la fede che consente alla mente di fare questo. Apre tutte le porte a tutto ciò che la mente può desiderare di assicurarsi. Apre la mente a quell'immenso mondo interiore da cui tutto può essere ricevuto. Viene dimostrato ogni giorno che tutto ciò che riguarda la vita dell'uomo viene da dentro di lui, non solo le grandi cose, ma tutte le cose. Dall'interno arriva tutta la saggezza. La mente che ha risvegliato il suo grande potere interiore possiede la più grande saggezza. Non riceviamo vera energia da ciò che mangiamo o beviamo, né dall'aria che respiriamo. Il potere viene da un mondo interiore. Perciò chi desidera diventare forte nel corpo, nella mente e nell'anima, deve risvegliare il proprio potere interiore. Quella visione rara, quel qualcosa che guida con una sovrumana comprensione, proviene dall'illuminato mondo interiore e si sviluppa quando la coscienza ottiene una più alta realizzazione di questo mondo. Anche le altre forme di comprensione e percezione hanno lì la loro fonte. Esse aumenteranno in potenza ed efficienza quando il potere interiore si risveglierà. I poteri che creano, le forze che costruiscono, gli elementi che promuovono la crescita della mente e dell'anima, tutti questi provengono dalla stessa fonte interiore. Arrivano in abbondanza quando il potere interiore viene risvegliato nella mente dell'uomo. Anche l'amore che ama tutto con vero amore viene dal meraviglioso mondo interiore. Allo stesso modo, purezza, virtù, gentilezza, armonia, gioia e pace. Tutte queste qualità possono essere ottenute in grandi quantità attraverso una vita nella fede. Ogni forma di salute e integrità e tutte le perfette condizioni della mente o del corpo hanno origine nel nostro mondo interiore. Qualunque cosa possiamo richiedere per i nostri traguardi, obiettivi e avanzamenti, possiamo assicurarcela cercando dentro di noi. E dal momento che la fede è l'unica via per accedere a questo meraviglioso regno, capiamo di nuovo perché tutte le cose sono possibili per chi ha fede. Attraverso la fede, ogni desiderio può essere realizzato, perché la fede pone la mente in contatto con il potere che può fare tutto, apre la mente al potere interiore illimitato e crea nella mente la realizzazione conscia di quel potere. Quando sei nella fede, il potere che senti è così grande che nulla sembra impossibile. Ti senti così forte da fare tutto e quello che senti è la verità. Puoi fare qualsiasi cosa mentre vivi nella fede assoluta, perché lì sei in un mondo dove il potere illimitato è al tuo comando. C'è un mondo di potere illimitato. Quel mondo è dentro di noi e tutto intorno a noi, ma nella coscienza ordinaria non siamo consapevoli della sua esistenza. Tuttavia, quelle volte in cui trascendiamo la coscienza ordinaria, otteniamo scorci di questo meraviglioso mondo. È durante questi momenti che ci sentiamo abbastanza forti per spostare le montagne. È allora che riceviamo le nostre ispirazioni, ci vengono rivelate nuove verità, facciamo nuove scoperte e compiamo azioni immortali. Questo mondo di potere illimitato permea quello esteriore e ci è rivelato attraverso la fede.
È attraverso la fede che entriamo in questo mondo ed è attraverso la crescita della fede che realizziamo il suo illimitato potere, acquisendo così il possesso di una misura maggiore di questo potere. Viviamo, ci muoviamo e abbiamo il nostro essere in un mondo dal potere senza limiti. Possiamo diventare consapevoli di questo mondo attraverso la fede e quindi ottenere un potere illimitato al nostro comando. Questa è una verità straordinaria, vasta e così importante che dovrebbe essere proclamata a gran voce in tutto il mondo. Ogni singola anima non dovrebbe vivere un altro giorno senza aver sentito questo messaggio meraviglioso. Questa è una delle più grandi verità e non dovrebbe solo ricevere attenzione profonda da ogni mente, ma dovrebbe essere costantemente tenuta in ogni mente. Tu hai il tuo essere in un mondo di potere illimitato e attraverso la fede tutto questo potere è posto al tuo comando. Vivere, pensare e agire nello spirito di questa verità è aprire la tua mente al flusso perpetuo di questo potere, finché non guadagni così tanto potere che nulla diventa impossibile per te d'ora in poi e per sempre. Nessuno può dubitare che esista un mondo simile. La fede è il sentiero nascosto per quel mondo. Noi prendiamo possesso di un potere immenso mentre siamo in quel mondo e quel potere continua a essere nostro finché restiamo nella piena fede. È quindi evidente che coloro che continueranno in modo permanente a vivere nella fede totale realizzeranno tutto ciò che potrebbero impegnarsi a fare. Attraverso la crescita della fede, la vera fede, la mente diventa sempre più consapevole di questo mondo interiore e la coscienza si apre sempre di più per ricevere il suo potere illimitato. L'intera tua personalità si riempie del potere e in breve tempo senti che questo immenso potere è con te in ogni momento della tua esistenza. Questo porta alla consapevolezza che nulla è impossibile. Non esitare mai a intraprendere tutto ciò che è degno. Non importa quanto pesante e vasta possa essere l'impresa, perché tu sai che c'è un potere in te e con te che può fare tutto. Senti che questo potere sta funzionando attraverso di te. Senti che è il tuo potere. Per questo motivo, qualsiasi cosa degna che tu possa intraprendere, sai di poterla compiere e ottenere. Entrare in questa consapevolezza significa guadagnare più potere fin dall'inizio. Colui che entra nella fede inizierà subito a compiere e ottenere il meglio, qualunque sia il suo lavoro. Il suo futuro è già, adesso, più bello, meraviglioso e luminoso di quanto possa desiderare. Potere della fede. Per chi ha fede, tutte le cose sono possibili. La fede è quel qualcosa nell'uomo che trascende ogni forma di limitazione e apre la mente ai poteri infiniti dello spirito. È la fede che emancipa l'individuo. È la fede che dispiega la sua grandezza illimitata. È la fede che rimuove il velo di mistero e rivela all'uomo quel mondo meraviglioso, senza limiti, divinamente bello, che ha dentro di sé. La fede è stata il segreto nascosto delle grandi anime di ogni tempo, il segreto attraverso il quale sono stati compiuti tutti i miracoli. È il segreto attraverso il quale il profeta ha conquistato la sua saggezza e la sua energia. Il segreto attraverso il quale i figli della gloria hanno guadagnato il loro genio raro e meraviglioso. Il segreto attraverso il quale tutto ciò che è degno e bello è stato dato al mondo. La fede
è la chiave che apre tutte le porte che possono esistere nell'universo. È la via perfetta per quel mondo interiore da cui tutte le cose procedono. È la via reale del potere illimitato, della saggezza incommensurabile e dell'amore senza limiti. Con essa si apre la porta per ogni desiderio e bisogno dell'uomo. La fede può fare tutte le cose, muove le montagne, qualunque siano quelle montagne, si erge al di sopra di ogni ostacolo nel mondo e raggiunge le più grandi altezze che la mente dell'uomo può immaginare. Quando questo stato viene raggiunto, tutti i mali della vita umana vanno via. Ogni forma di povertà svanisce e non appare mai più. Quando si raggiunge la vera fede, ogni errore viene cancellato, i sentieri tortuosi vengono raddrizzati e ogni desiderio del cuore viene soddisfatto. Questo stato è vivo, funziona e lavora per il meglio dell'uomo. Non è una fede che crede semplicemente alle cose, ma una fede che fa le cose. Essa apre la mente alle possibilità illimitate del potere interiore e dà all'uomo ciò con cui può diventare grande come vorrebbe essere. È questa fede che emanciperà l'umanità, porterà la pace sulla terra e la buona volontà tra gli uomini. Rivelerà alla mente lo spirito nascosto della verità, quello spirito che, quando conosciuto, darà all'uomo la libertà da tutto ciò che è terreno e il potere di ottenere tutto ciò che è divino. Definire pienamente questa fede è uno sforzo vano, perché la vera fede va ben oltre la descrizione delle parole. È qualcosa che deve essere compreso spiritualmente. Più in alto ascende la comprensione dello spirito, più grande e più potente diventa questa fede. Non è semplice credenza, né è una dottrina su tutto ciò che era, è o deve essere. Fede e credenza non hanno nulla in comune, sono tanto diverse quanto lo sono oscurità e luce. Il credere è umano, l'avere fede è più che umano. La credenza non sa nulla, la fede sa tutto. La vera fede è uno stato mentale, spirituale, profondo, elevato e bello oltre ogni descrizione. È uno stato mentale che conosce, perché essere nella fede significa essere sulla cima della montagna dell'intelligenza, della saggezza e dell'illuminazione. Gli innumerevoli regni del grande mondo interiore sono noti alla fede. La fede conosce tutto ciò che è alto, tutto ciò che è perfetto, tutto ciò che è senza limiti, tutto ciò che è supremo. La fede è un atteggiamento mentale che dirige il senso superiore dell'uomo verso l'interiore, il nascosto, l'invisibile, il grande oltre, e porta la coscienza in quei regni più sottili, dove tutto è perfetto e ben più reale di quello che appare alla vista materiale. Ciò che sembra irreale è assolutamente reale. Ciò che sembra nascosto può essere rivelato a qualsiasi mente e compreso da qualsiasi mente. L'invisibile diventa visibile a tutti coloro che apriranno la visione completa che risiede in loro. La fede dimostra che il mondo interiore è molto più sostanziale del mondo esteriore e che più avanti si procede verso il mondo interiore, più tutto diventa più vero, più reale, più perfetto e più bello. Una delle funzioni principali della fede è quella di entrare nello sconfinato potere dello spirito. Poiché tutti i miglioramenti della vita, del potere e delle nostre abilità derivano dal risveglio di una parte più ampia
del nostro mondo interiore, capiamo perfettamente perché tutte le cose sono possibili per chi ha fede.